Spesso le ho chieste io, no? Perché come spiegava bene un avvocato, si possono fare sia fuoriudienza che udienza, quindi o su richiesta da una parte o fuoriudienza alla prima udienza prima che ci sia un dibattito sulla confidenza. Spesso la valutazione potrebbe essere tributaristica, perché sono normalmente danno parecchi lievi, no? Quindi fa una valutazione per quelli che sono gestibili, quindi possono essere suscettibili di una vittoria, una commissione, quindi che in effetti sono persi in partenza. Quindi tu fai una valutazione, che spesso questa valutazione la faccio, se chiedo l'accertamento con la lesione, faccio l'accertamento con la lesione parziale, perché vado a recuperare una sanzione bassa, quindi tutela ancora di quello che chiedo. Sicuramente questa è la strategia che bisogna sempre impostare quando si ha un contenzioso aperto, quindi partendo dall'inizio della questione e arrivare alla conciliazione. Le conciliazioni ho fatto sicuramente una molto importante a Trieste, dove ho praticamente conciliato per 9 rilievi e uno invece su cui discutendo neanche con i competitori, perché è una delle perdite successioni di crediti, quindi molto importante, dove c'è tutta una valutazione di evoluzione, una cosa che è cambiata ultimamente, dove stiamo andando anche in Cassazione, per dire, su questo aspetto. Pertanto, giustamente, bisogna anche a volte chiederla, soprattutto perché una strategia a volte non ti rendi conto che non hai altre armi, quindi vai a recuperare le sanzioni ridotte, quindi già salvi la parcella. Grazie, scusate. Sarebbe importante, Giorgio, che colleghi come te, come il collega, no, il nome, Ivo, è un nome simile, quindi, come collega Ivo, che avete avuto esperienze pluriennali nell'amministrazione finanziaria, nell'Agenzia delle Entrate, nella Guardia di Finanza e altri colleghi qua presenti arrivano dall'amministrazione finanziaria della Guardia di Finanza. No, ecco, come voi comunque diversi nostri colleghi possano creare una sorta di centro studi a livello di sede provinciale di Milano in modo tale da integrare il ruolo degli avvocati tributaristi con dei profili tecnici che possano creare, se vogliamo, impropriamente giurisprudenza e perché no poi tornare da Massimo e chiedergli che questo venga rappresentato nel sito in forma anonima perché rimanga a beneficio di tutti i colleghi anche per vedere quali casistiche abbiamo avuto modo di gestire in questa partnership. Io chiaramente tengo fuori da questo perché ho un'esperienza assolutamente minore, quindi mi preoccuperò semmai soltanto di coordinarlo, no? Al di fuori, però credo che colleghi come voi che arrivano con un'esperienza molto importante col punto di vista dell'amministrazione finanziaria o agenzia delle entrate o guardia di finanza che sia, possono dare degli spunti anche legati ad un punto di vista che non appartiene a chi opera invece da questa parte della barricata. Quindi se siete disponibili, ma so che lo siete, questo progetto lo possiamo portare avanti. Ecco, dicevo, il 547 92, articolo 1, sappiamo che rimanda quando compatibile la norma del codice 555. Sappiamo anche poi esplicitamente, sempre il 546, preclude la possibilità di confessioni in interrogatorio o comunque altri dichiarazioni nell'ambito del procedimento. Quello che mi chiedevo è, siccome non è in maniera indiretta di far entrare nell'ambito della procedura le dichiarazioni, cioè quelle di farle fare in maniera per esempio durante il controllo della Guardia di Finanza nei vari dettagli di operazioni compiute possiamo rilasciare le dichiarazioni,
o farli rilasciare, prescindendo dal fatto che loro ci chiedono le dichiarazioni direttamente e entrano nella fase giudiziale. Mi chiedevo se fosse strumentale, visto che il reclamo andrà poi a essere chiaramente la base per quello che sarà eventuale procedimento in commissione tributaria successivo, se potesse essere utilizzato appunto il reclamo nella non auspicabile situazione che dovessimo andare con commissione tributaria per inserire delle dichiarazioni e quindi farle entrare direttamente nella fase iniziale necessariamente, cioè che finalmente è possibile inserire nella parte del reclamo o dobbiamo farlo necessariamente nella fase precedente? Perché volutamente io ho lasciato un aspetto a seguito. Forse la risposta a questa domanda si può dare parlando di istanza per accertamento con adesione. Ora, non so se può essere quello l'ambito per discutere anche di queste cose, però di sicuro il reclamo ha lo stesso contenuto del ricorso. Sì, però intendevo proprio questo, visto che ha lo stesso contenuto, intendevo poi in fase giudiziale accetterebbero fare tante dichiarazioni. No, ma infatti il reclamo secondo me a mio avviso non può contenere una dichiarazione. Eventualmente delle dichiarazioni del contribuente, se ho capito bene, possono essere fatte in sede di accertamento con adesione.